Ciao ragazze, nuovo video outfit, vi faccio vedere l'outfit di oggi che è martedì e sto andando al lavoro e è un outfit sui toni del blu elettrico super super blu e spero che vi piaccia. Allora, l'ho un po' rivisitato in pausa pranzo perché non avevo messo i gioielli al collo, ho cambiato gli orecchini perché li avevo d'oro ma non mi piacevano assolutamente e ho messo la fascia, una specie, non è una fascia, è una cintura di un vestito che ho trasformato in una fascia. Un po' eccentrico come outfit, però spero che vi piaccia lo stesso, cioè non è che eccentrico in realtà, però è molto molto dà molto all'occhio. Partendo dagli accessori, la mia moschino, questa qui bellissima sui toni del blu appunto con tutte le bambine, no, ragazzine, con la borsa con scritto I love Moschino, un originale di Moschino che avevo preso da una ragazza su Facebook, appunto poi vi ho detto fascia nei capelli, che poi è una cintura di motivi, tra l'altro, di un vestito che non mi va più assolutamente bene, con i sui gattini, molto carino era quel vestito lì, ma è proprio strettissimo. Poi orecchini, questi qui stupendi, non mi ricordo dove li avevo comprati, comunque sono queste pietre blu bellissime, occhiali da vista di Firmo, trucco sui toni del viola, dell'azzurro e del verde acqua, cioè azzurro verde acqua. Indosso questa canotta basic, oggi ho deciso di tenerla appunto così, di non mettere nessun sopra, di non usarla come sottogiacca perché c'è un'afa pazzesca e poi comunque non è che mi sembrava così esagerato, cioè nel senso copre quello che deve coprire e mette in vista quello che deve mettere in vista, cioè questo pizzo, quindi non mi sembra assolutamente volgare. Ho usato poi i tre choker nuovi che ho comprato da Tacco Fashion, li trovate a 99 centesimi, tutti e tre praticamente, non mi ricordo se era un set completo o meno. Rossetto assolutamente, il Metal Shock di Pupa, nella versione viola. Sto leggendo i vostri commenti che mi escono nella cosa, molto carini. E niente, così praticamente, canotta, questa qui l'avevo presa da Stella Z e neanche a farlo apposta si abbina perfettamente alla canottiera, magari vi sembrerà un po' troppo però mi piaceva comunque questo effetto così anche un po' simile, diciamo, a simile un po' zingaresco, diciamo un po' gypsy. E pantaloni, questi pantaloni modello, diciamo, modello culotte pants un po' più lungo. Sono dei pantaloni molto carini, di questa fantasia bianca-blu, con la cintura in vita, sono a vita alta e, oddio, una mosca, e mi piacevano tantissimo abbinati appunto con un look royal blu, diciamo, un blu elettrico, non è un blu royal, comunque mi piaceva un sacco abbinarli così. È un po' che ci penso a che abbinamento fare, ma non avevo il sopra basic quando ho comprato questa bellissima canotta a 1,90€. Ho detto, è lì, è apposta per loro. E sono molto carini, spero che vi piacciono. Hanno anche le taschine, tutto sono fatti così, vita alta. E ovviamente per impreziosire il tutto, come una vera gypsy sa fare, i sandali, questi qua dorati, di prima donna. Che mia sorella adesso ha detto che praticamente ho su sempre questi sandali e ci stavano benissimo. Comunque guardate che meraviglia, sono i simil Yves Saint Laurent di prima donna. Spero che il video vi sia piaciuto ragazze, ora farò qualche foto sperando che restino a posto anche i capelli. Ci vediamo nel prossimo video, ciao, aspetto di leggere i vostri commenti.